Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi super mega haul. Oggi infatti per la prima volta facciamo insieme un haul di Shein o Shein, chiamatelo come preferite. È la prima volta che ordino e voglio provare tutto insieme a voi. Io in realtà le ho già provate un po' le cose, quindi mi sono fatta una mezza idea, però qua lo stacchio intero, mi vedo meglio, guardiamo un attimo la situazione. Ho ordinato diverse cose, un paio di accessori, costumi, vestiti, magliette, i completini da palestra, quindi diciamo c'è un mix. Non tendo a comprare la parte sotto per il semplice fatto che io sono molto... rompo un po' le palle e quindi ho sì un paio di cose sotto ma non jeans per intenderci. Fatto sta che... allora, io sono stata tra le sfigate il cui ordine è stato fermo in Belgio e quindi il mio ordine è arrivato. Allora, il nostro amico treno è passato. Io ho ordinato il 7 di luglio e mi è arrivato oggi che è il 7 di agosto, quindi ci ha messo un mese. In realtà, raga, non mi sento di bocciare questa cosa. Per il semplice fatto che ho sentito un sacco di persone, se non ci fosse stato questo problema, gli ordini di solito in massimo 2 settimane arrivano. Quindi sicuramente riordinerò. Mi è dispiaciuto per questo ritardo, anche perché stamattina sono andata a comprare altri costumi, non pensando che mi arrivasse il pacco in tempo, io lunedì parto. Oggi è venerdì, quindi avevo bisogno di costumi, ma delle due è andata meglio perché ho preso 2 costumi super top, che vi ho fatto vedere in un vlog, che non so se caricherò prima o dopo questo video, comunque li vedrete. E però almeno mi è arrivata la roba in tempo, quindi posso portarmi delle cosette in vacanza. Alcune cose credo che farò reso perché non mi vanno benissimo. Comunque ora vi mostro tutto e vi spiego tutto nel dettaglio, quello che penso e quello che non penso. Ah, la cosa figa di Shein, innanzitutto mi hanno caricato tipo 300 punti per il ritardo, quindi top. E in secondo luogo, se pagate 1,99€, mi sembra 1,90€, nel momento in cui fate il vostro ordine, avete il reso gratuito, quindi top. Io che ad esempio ho fatto un ordine abbastanza cospicuo, ovviamente l'ho fatto, meno male direi. Iniziamo subito, mi provo il primo vestito, anzi, iniziamo con gli accessori. Primo sono questi elastici, che sono degli elastici, un arancione, uno rosa e uno giallo verde, super fluo, da mettermi attorno ai capelli, in spiaggia, robe così. Il tessutino, insomma, medio, però vabbè, tanto deve stare in testa, e i colori sono spettacolari, sono veramente fluo. In telecamera sembrano anche meno fluo, comunque sono bellissimi. È questa borsa nera, semplice, che in realtà ho preso perché vedete che è una di quelle che ha la catenina a cintura, quindi questa è la borsa semplicissima dentro per farci stare soldi, telefono, e bella, però ha il cinturino che voi passate qua dentro in modo tale da mettervela come cintura, ma avete la borsa sempre a portata di mano, e questo l'ho fatto appunto per quando vado a ballare, soprattutto in posti tipo magari techno, magari più confusionari, dove quindi ho sempre paura di perdere tutto, ho sempre tutto qua attaccato perfetto. E poi mi piaceva un sacco, nera, rifinitura in oro, semplicissima, fatta bene, insomma, pelle finta, le cose tipiche che si trovano in giro, ecco. Dimenticavo, tutti i prodotti vi arrivano all'interno di queste buste plastificate che si chiudono in questo modo, perfette, comodissime, anche da tenere per eventuali costumi bagnati o scarpe da mettere in valigia. Infatti quelle più grandi le terrò, quelle più piccole, vabbè. Comunque, prima cosa sono le magliette, ne ho prese 2. Ho preso questa bianca che ha veramente un tessuto top, raga, è morbidissima, ve lo giuro. È forse uno dei tessuti migliori che ho, non me lo sarei mai aspettato da un sito come Shein. È bianca, super bianca, e ha questa bocca leopardata e glitterata. I glitter non sono ruvidi, è proprio un disegno fatto così, cerco di... ok, vedete, è fatta davvero davvero bene la stampa. Lunghezza, vedete che mi arriva circa qua, quindi io la metto ovviamente con dei jeans a vita alta. Andiamo con la seconda maglietta. Ok, questa è la seconda maglietta, super stretch, mi piace un sacco, maniche corte, questa vedete è cortina, ho qua l'ombelico,
mi piace un sacco sia da sera sia da giorno, dietro è molto semplice, ha uno scollo tondo, vi avvicino per far vedere bene il tessuto e la trama. Allora, questi sono i biker, ma sinceramente non mi convincono troppo, perché, li trovo... Cioè, vedete che hanno questo tessuto un po' lucidino? Questo elastico in vita che segna tantissimo? Non lo so, non mi convincono troppo questi raga, credo che farò il reso. Devo dire però che la loro funzione sotto un vestito la fanno molto bene. Questo vestito mi piace, devo dire che mi piace. È un tessuto un po' pesantino, ma magari possono andarlo avanti anche in autunno. La lunghezza, come vedete, è media, non è né troppo corto, ma in realtà si potrebbe accorciare, ma sotto c'ho appunto i biker, né troppo lungo. Sopra è fatto così, quindi ha uno scollo del genere, e le spalline, le quali sono regolabili. Vi faccio vedere la trama, molto molto bella, sapete che a me questo stile piace un sacco. Voglio provarli senza biker per vedere se è trasparente il vestito. Allora, il vestito non è trasparente, ma come vedete mette ben in risalto le forme. Sinceramente ci devo... cioè è bello, però lo vedo un po' troppo lunghino su di me, non vorrei che mi tagliasse come figura, però in realtà il vestito è fatto molto molto bene. Questo raga è un pigiama che non sto neanche a aprire perché è un pigiama estivo, leopardato, solo che faccio direttamente il reso perché l'avevo preso appositamente per le vacanze estive, ma ormai direi che è andata e c'ho già il mio pigiamino estivo, userò quello in vacanza e ne ordinerò un altro per la prossima estate perché non mi servirebbe a niente ora come ora. Questi raga sono bellissimi, sono dei pantaloni biker che vestono veramente bene. Vi faccio vedere da vicino la trama, sono gialli, neri e bianchi, hanno questa cerniera argentata, ma il tessuto non è dei migliori innanzitutto, cioè media qualità secondo me rispetto agli altri prodotti. E poi mi sono grandi, cioè questo veramente devo prendere probabilmente un XS, anche se questa fa vedere, questa è un XS, quindi questa è la taglia più piccola. E a me mi è grande, quindi dovrei fargli mettere un elastico oppure faccio il reso. Raga, questo vestito mi piace davvero troppo. Cioè, davvero, a costine grigio, vi faccio vedere il tessuto. E veste benissimo. Ha un problema enorme, che è questo. Cioè, ha il collo troppo lungo e quindi mi si vede il reggiseno. Cioè, ho provato a mettere questo reggiseno sotto, ma non mi piace. Raga, non lo so, datemi una soluzione perché questo vestito è troppo bello. Sia il tessuto, sia il colore, sia la trama. È veramente bellissimo, veste da Dio. Ma ho il collo troppo corto, quindi datemi un consiglio perché lo voglio tenere. Ok, raga, questa... è una tutina nera e mi piace da morire. Raga, è bellissima. Allora, ve la mostro più nel dettaglio. Come vedete è tutta intera, qua ovviamente ci metterei una cinturina. Il sopra è fatto così, ha questo mini scollo. Il dietro invece è semplicissimo. Come vedete cade sotto a biker. Questa lunghezza supera il ginocchio, anche dietro è tutta completamente aderente. Vi mostro nel dettaglio il tessuto, come vedete è a coste, nero liscio, il tessuto è morbidissimo, molto molto buono, adoro. Questo raga è l'ultimo vestito, è troppo bello, è lungo come vedete per i miei standard, arriva quasi al ginocchio, è tutto tagliato così, questa è la parte sopra, fa un bel seno e taglia di questo XS, dietro è semplicissimo ma il taglio nel sedere, non so se si vede, che vi dà una forma veramente top, ma veramente top. Il tessuto da vicino è questo, wow raga, mi piace un botto, wow. Raga, adesso arrivano i pezzi forti.
Primo completo da palestra, questo, cioè spettacolare. Pantaloncino strasegnato a questa trama nido d'ape che veste da Dio. Questa è la parte sopra, come vedete, in questo modo con la fascia sotto, e questa chiusura vi mette bene in risalto il seno, ma come vedete solleva bene. La parte dietro è fatta così, stupenda. E i colori sono questi. Vi mostro anche i colori del pantaloncino. Wow, la trama, perché è troppo bella. Wow raga, questo completo è spettacolare. Questo raga è il secondo. E c'è, no vabbè, la bellezza. Cioè raga, questi completi sono stupendi e vestono troppo bene. Ho preso di entrambi una S. Comunque, più nel dettaglio, questo è il bra, sempre imbottito e fatto con questo scollo, anche in questo caso comprime bene, quindi non cade, e dietro invece è più semplice, comunque mette in risalto il dorso. Il sotto ha sempre una lunghezza intermedia, come piace a me, un pelino più lunga dell'altra, e vedete che stringe bene bene, ha questa fascia in vita un po' contenitiva. Wow, veste benissimo. E vi voglio fare un zoom sul tessuto, raga, il tessuto è top, cioè veramente bellissimo, e questo colore è un azzurro celeste che poi con l'abbronzatura sta da Dio. Passiamo per finire ai costumi, ne ho ben tre, iniziamo. Primo costume, raga, è questo qua giallo. Dettaglio, la parte sopra, innanzitutto il tessuto è a costine, molto molto bello questo tessuto. La parte alta è costituita dal reggiseno imbottito, ma la parte figa è il dietro, che è tutta intrecciata, cioè wow, bellissima. Mentre la parte sotto, come avete potuto notare, è una semplicissima mutanda un po' a brasilero dietro. Adesso non è che vi sto a mostrare il tutto, però questo è quanto. Veramente super mega bello. Questo è il secondo costume ed è un super rosso, raga. Anche questo mi piace davvero tanto tanto tanto. Vi mostro nel dettaglio innanzitutto il tessuto, che è un simil raso, molto bello anche questo tessuto. Come vedete la parte alta presenta il ferretto che tira su e questo spacco che ovviamente evidenzia il seno, e qua anche questi due drappeggi, anche questi evidenziano molto il seno, infatti sembra più grande in realtà di quel che è. Dietro, come vedete, è normalissimo, si vede? Sì, si vede. E la mutanda, anche in questo caso, è una mutanda super normale, rossa di raso, semplicissima, mutanda non mi viene il nome, raga, a brasiliana stretta. Ultimo costume. Ok raga, terminiamo con questo, che è quello che mi crea più indecisione, infatti ho lasciato ancora il patacchino per mettere nel caso di fare il reso. Vedete che è bellissimo, cioè il tessuto è strabiliante, il leopardato è bellissimo, e il sotto mi piace molto perché ha filo, evidenzia un po' i fianchi, ma amen, e dietro è sempre solito, è molto scavato il pezzo, che vedete il tessuto, top, bellissimo. Comunque qua è regolabile il triangolo, ma le spalline, come vedete, non sono regolabili, quindi vedete che è leggermente largo, è un po' leggiadro, mi servirebbe tipo così. Quindi o ci faccio un nodino o lo tengo anche leggero, che in realtà non mi dispiace l'effetto, però se mi giro vedete che insomma un po' tende a venire fuori la questione, quindi raga sono indecisa. Voi che mi dite? Faccio il reso, faccio il nodo o lo tengo così? Fatemi sapere. E come sempre ragazzi, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto. Se è così e se volete degli altri haul di Shein, mi raccomando mettete un pollice in su, un commento, e noi ci vediamo al prossimo video.